Ricordavo stamattina un'immagine di un film, credo che sia Wall Street 2, in cui mentre c'è un paesaggio notturno c'è la voce del protagonista giovane che dice: che cos'è follia? È fare sempre la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso. E in fondo io pensavo che questo esempio sia anche perfettamente calzante con quello che accade oggi nella nostra scuola. Faccio subito un riferimento storico che agli esperti non sfuggirà. Nel 1976 Tullio De Mauro conduce un'indagine nella scuola italiana, scopre che gli studenti da allora conoscevano al massimo 1500 parole, mediamente. Ora consideriamo che nella lingua italiana, nell'enciclopedia, ci sono 427.000 parole, quindi conoscerne 1500, ora diciamo che comunque le parole d'uso comune sono molte meno, sono 6.500, comunque un numero basso di parole che i nostri ragazzi conoscevano nel 76. 20 anni dopo l'esperimento viene ripetuto e con grande sorpresa si scopre che i ragazzi del 96 conoscevano 600 parole e avevano perso 900 parole. In sostanza avevano perso le parole che avevano a che fare con le emozioni e con i sentimenti. Dirà Umberto Galimberti successivamente che quando ci manca il vocabolario emotivo non distinguiamo più e l'impulso diventa immediatamente azione perché manca il filtro delle emozioni che non riusciamo a comprendere e per cui non riusciamo a comprendere il danno che provochiamo agli altri e di conseguenza anche quello che deriva a noi stessi. Ho fatto questo piccolo cappelletto perché riflettevo che in fondo quegli adolescenti che nel 76 conoscevano 1500 parole e che nel 96 ne conoscevano 600, adesso insegnano ai nostri figli. Cioè, quello che sta accadendo, intanto non è certamente responsabilità dell'insegnante, qui parliamo di un sistema molto complesso per il quale bisogna prevedere una serie di interventi senza però cedere alla tentazione di ricercare un colpevole o di lasciarsi andare laddove ognuno scaricherà la responsabilità su un altro sistema, la famiglia sulla politica, gli insegnanti sulla famiglia, gli adolescenti sulla scuola, insomma senza lasciarsi andare insomma al desiderio di cercare per forza un colpevole. Se ci fermiamo un attimo e riflettiamo, in realtà noi possiamo decisamente trovare le soluzioni in casa. Se i nostri insegnanti erano quegli adolescenti del 76, è normale che non avendo appreso con le emozioni e conoscendo poche parole, ma avendo perso quelle emotive, non le hanno a loro volta potute insegnare. Allora, da questo scenario si desume solo una considerazione. Con l'avanzare del tempo le cose possono solo peggiorare. Cioè, se a un certo punto non ci fermiamo a riflettere e non facciamo un passo indietro per vedere in che modo si possa intervenire su questo sistema, dobbiamo automaticamente arrenderci all'idea che con l'andare del tempo le cose peggioreranno. Perché quello che vediamo noi adesso, il conflitto tra gli adolescenti e la scuola, gli insegnanti e le famiglie, non è altro che la punta di un iceberg, ma che però è cresciuto già negli ultimi 50 anni. Lo vediamo adesso.